grande ritorno a Chianciano Terme per Sandra Milo. Sì, è emozionante perché questa città bellissima, gloriosa per le sue terme, per le sue cure, ma io me la ricordo soprattutto per la bellezza, e per l'eleganza, per lo stile dei suoi edifici, veramente. Poi Federico Fellini, ma anche Giulietta Masina amava molto Chianciano, venivano qua, si rasserenavano, si curavano e provavano così quel benessere, quel bagno totale nella distensione, no? Nel dimenticare problemi, drammi, nel perdere le ansie e le tensioni del corpo. E anche mia madre veniva sempre qua, veniva a fare la cura tutti gli anni. E poi ci veniva volentieri perché si divertiva anche molto, c'erano concerti, si mangia bene qua, e c'erano un sacco di spettacoli. E poi le aste, lei frequentava le aste, le piaceva, insomma c'è molta, molta vita anche per uno che... Adesso certo è un momento un po' difficile, ma è difficile per tutto il mondo, non solo per Chianciano, ma è un momento... E come tutti i momenti finiscono, passano, li dimenticheremo e torneremo a avere una vita splendida e Chianciano tornerà a essere la regina delle terme, come è giusto che sia. Oggi ricordiamo Federico Fellini, però c'è un altro grande motivo, la finale di un concorso di bellezza dove tante ragazze hanno un sogno nel cassetto. Che messaggio possiamo inviare? Beh, intanto vorrei dire che la bellezza è un dono prezioso. È prezioso perché tutto ciò che è bello è amore, è l'opera di Dio, no? E quindi va vissuto bene, tenuto in conto della bellezza. E certo, la bellezza va anche poi saputa amministrare, come dire. Bisogna non scoraggiarsi, è un mondo duro, difficile, dove la concorrenza è tanta, tutte le belle ragazze in Italia sono tante, vogliono tutte arrivare, no? Raggiungere i vertici. Ci vuole molta costanza, la voglia di farcela a tutti i costi, non arrendersi mai. E poi arriva il momento giusto, perché poi il talento, la volontà, l'intelligenza è sempre premiata. Faccio una domanda personale. Sandra Milo che cosa vuole fare da grande? Oddio, ancora tante cose. Non ho il tempo per dirle tutte. Ma soprattutto voglio vivere così... serena, amando, sentendo l'amore degli altri, amando gli altri, perché credo che senza amore la vita non abbia nessun valore, nessuno. Grazie e complimenti. Grazie.